Bentrovati, è il giorno di Foggia Monopoli, turno infrasettimanale per questa 32esima giornata che qui, dalle nostre parti, si gioca in notturna sotto le luci dei riflettori dello Zaccheria. Foggia Monopoli si affrontano alle ore 21 in questa settimana da Full Immersion per il Foggia, ma un po' per tutte le formazioni di Lega Pro e da Full Immersion soprattutto per il Foggia, alla luce anche degli impegni che incombono e che come andiamo ripetendo da qualche giorno possono in qualche misura orientare, se non definitivamente la stagione del Foggia, però insomma darle un corso praticamente diciamo quasi definitivo sotto certi punti di vista. Foggia che ha appena perso il terzo posto, quel terzo gradino del podio che ha mantenuto soltanto per una settimana, alla luce della sconfitta sui generis, definiamola così, maturata domenica scorsa al Partenio Lombardi di Avellino. È una gara dalla quale evidentemente il Foggia deve trarre il massimo profitto possibile, anche perché questa settimana da Full Immersion poi si chiuderà domenica prossima con il derby del Monterisi, derbissimo del Monterisi, contro il Cerignola dei tanti ex rossonieri. Su questa partita sposteremo i nostri orizzonti, magari a cominciare dalle prossime ore, sotto la lente di ingrandimento, questo match con i biancoverdi, un'altra formazione biancoverde come domenica scorsa, una squadra che è reduce da un inatteso stop casalingo contro la Fidelis Sandria, che dunque ha voglia di rivalsa, un motivo in più per il Foggia per tenere non alte, altissime le antenne, perché oggi, indipendentemente da tutto, è fondamentale andare a punti, è fondamentale vincere per restare lì in alta quota. Oltretutto la formazione di Somma scenderà in campo conoscendo anche i risultati di quelle che sono le avversarie nella corsa al terzo posto. Alle 14:30 vanno in campo a Picerno la formazione lucana contro l'Audace Cerignola, scontro d'alta quota ma scontro molto godibile, alla quale in casa rossonera si guarderà con particolare attenzione, così come scenderà in campo nel pomeriggio anche il Pescara di Zeman, che viceversa sarà di scena, arriva allo stretto contro il Messina. Conoscere i risultati delle avversarie può essere un vantaggio fino a un certo punto, nella speranza che poi non carichi di troppe responsabilità la formazione rossonera, che deve cancellare in fretta quest'ultimo stop di campionato, ma che deve fare i conti anche con l'emergenza, perché insomma mancheranno diversi titolarissimi nell'undici di partenza. Speriamo che stavolta le scelte di Somma siano attente, oculate, che soprattutto si allineino al meglio a quelle che sono anche le caratteristiche dei singoli, perché in questo frangente decisamente il Foggia non può permettersi passi falsi se davvero ha come traguardo principale quello di raggiungere il podio che, ripetiamo, aveva appena conseguito soltanto una settimana fa. Le scelte di Somma ci incuriosiscono particolarmente, anche se sotto un certo punto di vista saranno obbligate, alla luce anche della ristretta rosa che mai come in questo frangente ha a disposizione. Serve vincere, come importa molto relativamente, bisogna portare a casa il risultato. Ci vediamo domani, ciao!